l'Italia che cambia siamo noi. Comunitazione si occupa principalmente di processi di comunità. Per comunità intendiamo sia dei gruppi che lavorano insieme, per cui accompagniamo i gruppi in una serie di processi, sia di progettazione, sia di visione, sia di governance, e lo facciamo sia attraverso delle facilitazioni vere e proprie, per cui se un gruppo ci chiama noi andiamo e insieme a loro costruiamo un percorso in base a quelle che sono le loro esigenze. Dall'altra parte, per comunità intendiamo comunità in sensi più ampi, e quindi stiamo parlando proprio di quartieri, di città, di paesi, e in quel caso ci avviciniamo a queste comunità attraverso dei processi che sono i processi partecipativi, per cui usiamo tutta una serie di tecniche, di metodologie che abbiamo studiato e che continuiamo a studiare per mettere insieme le persone, farle progettare insieme rispetto ad un sogno, un'esigenza, un bisogno, e dopodiché attuare con loro tutta una serie di azioni che hanno deciso loro, in modo che possano rispondere a questi bisogni, a questi sogni, a queste esigenze in maniera collettiva. Siamo a Celje Messapica, in Puglia. Noi due non siamo pugliesi. Io personalmente sono arrivata qua 10 anni fa per il teatro. Fino all'anno scorso ho lavorato qui insieme anche a Giulio, e quindi comunitazione come idea è nata qui dentro, c'è rimasta, ci rimane, nonostante non ci occupiamo più nello specifico di teatro, però in qualche modo è l'anima che ci ha nutrito. Ci piaceva andare a indagare l'essenza della relazione. Da lì è nato questo viaggio che quasi subito ha visto l'incontro anche con un'altra persona che oggi non è qui, ma che è fondamentale in comunitazione, che è Melania Bigi, toscana, architetto toscano, che piano piano si è innamorata del nostro progetto, ha portato il suo contributo dentro al progetto, e poi dopo un anno e mezzo circa ha scelto di venire anche lei a vivere qui in Puglia. Per facilitazione intendiamo capacità di, ad esempio, lavorare insieme, tecniche che ci permettano di superare o di lavorare sui conflitti per far emergere l'oro, diciamo così, un po' tecnicamente quello che si dice, ossia il messaggio importante per i gruppi che sta attraverso il conflitto, oppure proprio semplici tecniche molto efficaci, molto pratiche per fare una riunione. Un altro tema che ci stava a cuore a livello personale, proprio di famiglia con due bambini, era la sostenibilità. Ad un certo punto ci siamo resi conto che per noi la parola sostenibilità aveva veramente a che fare con la relazione, e quindi la comunicazione intesa come sostenibilità nelle relazioni. In questa cosa abbiamo incontrato i processi partecipativi, che sono per noi in questo momento la forma più forte di mettere in relazione le persone. Cercavamo qualcosa che ci desse la possibilità di andare a conoscere le persone e farli fare qualcosa insieme, perché attraverso il fare insieme si costruiscono le relazioni che poi durano nel tempo. Incontrando Melania siamo venuti a sapere di questa tecnica che si usa in Brasile, che si chiama Oasis Game, ed è fondamentalmente basata su due principi che per noi sono molto cari. Da una parte la bellezza, la spinta naturale che ogni uomo ha verso ciò che è bello, che nutre, e dall'altra, cioè, trovare la bellezza di dove tendenzialmente noi non la vediamo. Semplicemente si mette in luce ciò che all'interno di un quartiere, di una periferia, di uno spazio, di un condominio già c'è. Questo processo mette le persone in relazione e nella condizione di scoprire nella realtà che noi viviamo in un'abbondanza incredibile, mettendo le persone in condizione di godere dello stare insieme, della relazione attraverso il gioco, attraverso il sognare insieme. Noi ci rendiamo conto che viviamo in una abbondanza incredibile e che semplicemente abbiamo perso la capacità di vedere tutto questo. Uno dei principi del Oasis Game è, che si chiama game appunto, non per niente, cioè gioco, se non è divertente non è sostenibile. Quindi nuove risposte a delle domande che poi
sono delle domande che l'uomo si è sempre fatto. E portare un punto di vista che viene solitamente marginalizzato nella nostra cultura, e quindi il punto di vista di chi sceglie di andare al di là di questo modo di vivere, di questa cultura, è proprio questa narrazione di qualcosa che manca adesso. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia.